Da oggi è possibile abbonarsi al canale Cavour Esoterica a 3,99 € per interagire dal vivo ed avere ogni mese tanti contenuti in più. Grazie ancora del tuo sostegno. Buonasera, bentrovati. Come sempre un forte ringraziamento alla libreria Cavour per il sostegno preziosissimo all'antroposofia. Bentrovati invece di benvenuti, perché questa è una registrazione a sala vuota. La libreria ufficialmente è chiusa, ci siamo soltanto io e il personale tecnico. I motivi sono intuibili, l'alternativa era un rinvio, ma qui le voci sono discordanti perché il mondo imprenditoriale vuole riprendere subito, ma invece gli esperti del settore, i medici, i virologi dicono che ci vuole molta calma prima di allargare le maglie, quindi rinvio a quando? E non è bene spostare gli appuntamenti spirituali di troppo, qualche giorno, una settimana, ma non di più. Del resto è anche possibile che proprio per via di questa situazione difficile, questa conferenza, insomma, mancando sarebbe una delusione ancora più grave. Quindi andiamo in onda regolarmente e cominciamo la stagione primaverile. Ecco, una conferenza ad hoc, perché se qualcuno ricorda, spero qualcuno, la conferenza sul corso dell'anno, questo è il periodo in cui le forze della Terra sono attratte dalle stelle. Ora, l'antroposofia ha molti compiti e si propone anche dei fini ambiziosi. Alcuni però sono fondamentali. Per esempio, una spiegazione esauriente sui misteri della nascita, della morte e dell'essenza spirituale del mondo, della vita e del cosmo in particolare. Perché l'antroposofia cerca di superare un impasse piuttosto grave. Le antiche conoscenze, le antiche tradizioni sono piuttosto immobili, hanno un po' esaurito la loro forza. Hanno esaurita parecchio in realtà. L'antroposofia cerca delle conoscenze nuove in grado di operare verso il futuro per ricostituire questo ponte tra noi e gli dèi, che è drammaticamente interrotto. State tranquilli, non farò sciacallaggio esoterico approfittando del coronavirus per ribadire l'importanza dei mondi spirituali. Noi qui sono più di 4 anni che ne siamo convintissimi e cerchiamo di operare in proposito meglio possibile. E c'è una regola fondamentale in proposito, che è questa. Gli dèi si interessano a chi si interessa di loro. Può sembrare anche una realtà cinica, brutale, ma è assolutamente così. Se qualcuno non ha nessun interesse per i mondi spirituali, per un aspetto immateriale dell'esistenza, può stare tranquillo che nemmeno i mondi spirituali si interesseranno mai di lui. Il che ha delle conseguenze serie, per esempio al semplice livello della normale sanità mentale. E quindi noi ci interesseremo molto di loro in questa conferenza, proprio sulla scia di questo e di quella precedente, perché quella precedente ci siamo occupati della coscienza umana nell'aldilà e dei rapporti con le anime dei defunti e di quelli ancora viventi. Ma abbiamo parlato pochissimo dei rapporti con le gerarchie, gli dèi in certo senso greco, eppure la realtà prevalente del mondo intorno a noi saranno proprio loro. Quindi ci occupiamo di loro perché è un dovere dell'uomo estendere la sua conoscenza spirituale, perché la materia ci affascina, ma anche egoisticamente. Non c'è nulla di criminale nell'ammettere che poi speriamo che loro si interessino di noi. Abbiamo parlato nella conferenza precedente di un sano egoismo che va
commisurato a quello evidentemente insano dilagante, e il sano egoismo in questo caso è giusto. Il dottor Steiner dice che è sempre giustissimo interessarsi degli dèi anche a livello personale, non è un caso di egoismo. Ora, che vuol dire poi interessarsi degli dèi? Beh, certamente se la chimica avesse detto che i fenomeni sono attraversati da composizioni, scomposizioni, ebollizioni, fusioni, sarebbe una chimica veramente quasi inutile. La chimica ha la sua importanza perché di ogni elemento ha esaminato attentamente le caratteristiche, le formule, la tavola di Mendeleev e tutto il resto. Quindi interessarsi delle gerarchie giustifica la denominazione dell'antroposofia come scienza dello spirito, cioè interessarsi a conoscerli singolarmente, con la stessa serietà possibilmente che hanno dimostrato di possedere le scienze naturali e che nell'esoterismo invece latita parecchio, devo essere sincero. Quindi sarà una conferenza anche piuttosto ponderosa dal punto di vista dello studio poi individuale che ognuno dovrà fare, e comunque non esaustiva, perché è evidente che l'argomento è sterminato, è infinito, come vedremo, però da qualche parte abbiamo cominciato già in passato molte volte, cerchiamo di fare un pezzettino di strada in più sulla base di quello che abbiamo già costruito. Quindi in realtà, quando diciamo interessiamoci degli dèi, il pensiero intellettuale, razionale e ordinario al massimo può individuare qualche concetto per analogia. Rudolf Steiner in proposito dice che se col pensiero logico analitico uno cerca di spiegare la costellazione di Orione, è proprio il suo esempio, non vedo perché dovrei cambiarlo, è come se cercasse di illuminare il pianeta Venere con una candela. E allora com'è che si studiano gli dèi? Si studiano portando il livello, il pensiero, dal livello cerebrale e quindi minerale a quello successivo, in cui si identifica con la sua sorgente morale, che è poi l'essenza di filosofia della libertà. Perché? Perché una volta che siamo arrivati al livello pensante morale, ci troviamo al livello in cui la moralità opera nel cosmo. E tutte le meravigliose rivelazioni che ci ha lasciato Rudolf Steiner sono state ottenute da questo livello in su. Poi lui ha fatto l'immenso sacrificio di trasferirle in logiche analitiche, grammaticali, comprensibili da chi non aveva le sue facoltà. È uno sforzo immane tradurre un'esperienza spirituale autentica nel misero linguaggio del nostro quotidiano interloquire è veramente dura. Il suo naturalmente non era un misero linguaggio, ma ha cercato di avvicinarsi alla povertà di espressione della nostra epoca. Quando poi dunque parliamo di realtà, di che cosa parliamo? Se un iniziato riesce a togliere tutti i veli della cipolla, come si suol dire, e arrivare fino alla sostanza ultima dei problemi, delle entità, delle essenze, delle cose, delle realtà, che ci trova? Le gerarchie, gli dèi, non ci trova altro. La realtà del mondo sono loro e le loro creazioni, che sono le loro azioni, di cui noi siamo una, la più importante. Ma così il mondo sensibile, il mondo minerale, tutto ciò che ci circonda, siamo una loro azione. Quando parliamo delle stelle, ovviamente l'astronomia ha meriti immensi, hanno fatto un lavoro colossale, ma originariamente una stella è una colonia di esseri spirituali. Lo vediamo col nostro Sole, abbiamo studiato e molte volte ci ritorneremo, illustrato come a un certo punto la Terra, all'inizio della sua evoluzione, era un coacervo di tutti i corpi che oggi formano il Sistema Solare. Entità molto evolute non potevano più evolversi a contatto con le altre troppo poco evolute, si sono staccate e si sono create una stella per loro, cioè l'attuale Sole. Ovvio che si tratta di processi di milioni di anni, non avvengono dall'oggi al domani, però così è nato il nostro Sole. Una colonia di entità spirituali si crea la sede in cui possa evolvere
essendo utile al cosmo e senza esserne danneggiata. Questo vale per tutte le nebulose, anche le più lontane che l'astronomia descrive. Questo è sempre il processo, con un accorgimento però. Le nebulose più sono lontane e più sono apparenti, perché si sono allontanate dalla realtà che le giustificava nel momento della loro piena esistenza. Noi sappiamo che se una stella si trova a 1000 anni luce da noi e si è estinta 500 anni fa, l'ultima luce che ha emesso continuerà a raggiungerci per altri 500 anni. Ciò che è veramente presente per noi è il nostro sistema, la Terra fino allo Zodiaco. Questo è assolutamente presente. Qui c'è un'altra postilla letteraria che vale la pena di sottolineare. Quante volte troviamo la sua stella lo abbandonò, la buona stella lo protesse, si affidò alla sua buona stella. Si può anche chiedere, ma che significa? Significa che ognuno di noi veramente ha una stella con cui è in un collegamento unico, intimo. Cioè una colonia di esseri spirituali che lo segue da incarnazione a incarnazione e in un certo senso gli dà le forze sostanziali di natura spirituale per procedere lungo questa evoluzione. È più attiva nei periodi tra morte e nuova nascita, ma anche nella vita terrena. Anzi, nella vita terrena ha una realtà piena finché il Sole è in diretta corrispondenza, cioè un anno solare che significa un giorno solare, scusate, che significa 72 anni terrestri, ma noi viviamo molto di più, certo, perché il cammino dell'uomo significa dall'inizio liberarsi anche dalle forze della natura. Siamo sicuramente esseri liberi, però non sarebbe male sempre ricordarci che da 72-74 anni, oggi 74 ancora si può accettare perché l'universo è in espansione per tanti altri motivi, 74 anni, quello che gli anni successivi sono un dono, ci vengono donati, e le idee ne donano tanti perché la maggior parte dell'umanità a 72 anni non ha combinato quasi niente rispetto alle cose che contano veramente nell'esistenza umano-cosmica. E significa anche un'altra cosa, che dal 72esimo anno, 74esimo in poi, si campa un po' di rendita di quello che abbiamo fatto prima. C'è un caso karmico favoloso in questo. Se un bambino non riceve un'educazione religiosa al momento giusto, non impara a congiungere le mani in preghiera, non sarà mai un vecchio che dispensa saggezza, serenità, fiducia, che benedice, come si diceva una volta. Ora, a questo punto, dobbiamo ancora una volta ritornare al vecchio schema, e non fa male perché ricevo ancora mail di persone che mi chiedono chiarimenti. Noi sappiamo che il nostro universo è stato preceduto, secondo l'antroposofia, da 3 universi e sarà seguito da altri 3. All'inizio la nostra storia umana è cominciata su un corpo cosmico, lo disegniamo a forma di ellisse perché queste sono le orbite, che chiamiamo Saturno, ma non perché abbia a che fare col Saturno attuale, ma perché in qualche misura lo ricorda. Qui è cominciata la nostra storia e sono state impostate le basi del corpo fisico, che vuol dire l'archetipo fisico, che poi si è riempito, come vedremo, fino a riempirsi della mineralità oggi. Il che significa, per essere molto brutali, che quando moriamo noi lo liberiamo dalla mineralità, ma il corpo fisico continua a vivere. E anzi, speriamo un giorno di poter approfondire a che livelli può vivere grazie all'azione del Cristo. Dopo una lunga pausa cosmica, noi sappiamo che questo corpo rinasce, risorge, ma a un livello orbitale più corto, nel senso che l'antico Saturno occupava tutto lo spazio che oggi occupa l'attuale Saturno. La seconda incarnazione, che noi chiamiamo Sole, occupa tutto lo spazio che oggi occupa il pianeta Giove. Qui si aggiungono altre cose, si aggiunge il corpo eterico dell'uomo. Un lungo riposo, pralaya, che non è inerte come non è inerte il nostro sonno,
terza incarnazione di questo corpo, ancora più piccola, che noi chiamiamo antica Luna, e che ha l'orbita dell'attuale Marte, e qui si aggiunge l'astrale. Infine, l'attuale situazione è la Terra, che è piuttosto molto più piccola di tutto il resto, che però non è così dall'inizio, eh? La Terra è cominciata piuttosto simile a questa, poi ha perso il Sole, poi ha perso la Luna, non li disegniamo per non fare confusione, limitiamoci alla Terra attuale. La Terra nella sua propria specifica evoluzione si è concentrata molto dal suo stato originario, che aveva un'orbita più vasta. E qui noi sappiamo che sulla Terra si aggiunge l'io, ed ecco i quattro corpi dell'uomo: fisico, eterico, astrale e io. Questo significa che per creare una organizzazione esistenziale ci vuole un universo intero. Ora, sappiamo che ce ne sono altri tre che ci aspettano, e noi li chiamiamo il primo Giove, e lo possiamo disegnare così, perché avrà più o meno la dimensione dell'antica Luna. Poi ne abbiamo un altro che chiamiamo Venere, avrà la dimensione dell'antico Giove, e poi abbiamo un altro che chiamiamo Vulcano, che più o meno ricalcherà lo spazio cosmico dell'antico Saturno. È come, insomma, se noi abbiamo uno di quei giocattoli di bambini, tipo fisarmonica, che si allargano, diventano sette sezioni separate e poi si riuniscono. La stessa cosa noi più, diciamo così, didatticamente, siamo soliti indicarla così, e cioè Saturno, Sole, antico Sole, Luna, Terra, Giove, Venere, Vulcano. Ora, noi siamo abituati a considerare questa una versione assolutamente eversiva rispetto alla nostra quotidianità e anche alle culture oggi indubbiamente dominanti. Però l'antroposofia ci insegna che non è affatto così. Adesso disegniamo più o meno come ce lo consentono le possibilità, l'attuale universo copernicano. Mettiamo qui il Sole, poi sappiamo il pianeta più vicino qui è Mercurio, poi c'è Venere, no, abbiamo detto che li scriviamo qui, Venere, poi c'è la Terra, con la sua Luna. No, mi viene di scriverle qua, allora le scriviamo qua. Poi c'è Marte, Giove, sì, c'è sempre un dubbio tra Venere e Marte, perché anticamente la denominazione dei corpi cosmici era diversa. Marte, Giove, Saturno, Terra, Mercurio, Venere, Sole, Mercurio, Venere, Terra con la Luna, Marte, Giove, Saturno. Ora, prendiamo in esame i giorni della settimana, come li chiamiamo, cominciando dal sabato come si fa in molte tradizioni, per esempio in quella anglosassone o anche in quella giudaica, dove il sabato è il giorno del Signore, se vi ricordate le accuse al Cristo perché aveva operato guarigioni di sabato. L'inglese è una lingua più primitiva, l'abbiamo detto altre volte, in cui il genio del linguaggio può agire di più. Sabato gli inglesi lo chiamano Saturday, cioè giorno di Saturno. Poi, il giorno dopo, Sunday, giorno del sole. E poi gli altri sono facili, la luna, lunedì, la luna, martedì, Marte, mercoledì, Mercurio, giovedì, Giove e Venere. Ora, esaminiamo questa successione, perché non può essere casuale, ma perché i nomi sono così? Esaminiamola alla luce dell'universo copernicano. Cominciamo da Saturno, qui. Poi troviamo il Sole, un bel giretto fino a qua. Dopo il Sole troviamo la Luna,
Ecco, un altro bel giretto perché bisogna andare da qui a qui. Poi troviamo Marte, questo è abbastanza vicino, bisogna dire la verità, e c'è un motivo che spiegheremo fra poco. Poi da Marte si va a Mercurio, è un bel giro, bisogna ritornare qui. Da Mercurio si va a Giove, mercoledì, giovedì, Mercurio è qui, eccolo qua un altro bel giretto, e finalmente da Giove si va a Venere, cioè da qui fino a qua. Dunque, guardate un po', Saturno, Sole, Luna, Marte, Mercurio, Giove, Venere. È un elettrocardiogramma grave di qualcuno che non c'ha molto da rimanere su questa Terra. Se invece lo esaminiamo alla luce della cosmogonia antroposofica, abbiamo qui Saturno, Sole, Luna, Terra, Giove, Venere, Vulcano. Uno a questo punto comincia a dirsi, ma sabato, Saturno, Sole, Luna, Saturno, Sole, Luna. Perché in questo ordine consueto tradizionale ci sono tre anomalie gravi. Se deve essere la descrizione del nostro sistema, com'è che manca proprio la Terra, un giorno per la Terra, che è il pianeta su cui viviamo? Com'è che con tutta la serietà astrologica di classificazioni sono messe insieme una stella, una luna e cinque pianeti? Noi sappiamo che astronomicamente parlando sono corpi che hanno delle classificazioni molto rigide. Qui ci dobbiamo rifare all'occultismo tradizionale, che è questo, perché occultamente la Terra non si è mai chiamata così. Si è sempre chiamata Marte, Mercurio. Perché essendo il corpo di mezzo, la prima parte ha un'influenza, che è quella di Marte, e la seconda ne avrà un'altra, che è quella di Mercurio. In una conferenza abbiamo detto che tutta l'acqua della Terra porta in forma diluita, omeopatica, Mercurio in quantità immense. E chiaroveggentemente, se qualcuno guardasse da Marte la Terra, vedrebbe una grande macchia di Mercurio. Quindi, ecco che ancora ci ritroviamo, perché Saturno, Sole, Luna, martedì, Marte, mercoledì, Mercurio, giovedì, Giove, Venere, Venere, venerdì. Uno potrebbe dire, e allora perché in quest'ordine manca Vulcano? Ci manca per una forma di saggezza che chi ha impostato questa denominazione occulta, che è valida nelle scuole esoteriche dai misteri di Atlantide, si può dire, quasi, ha fatto lo stesso ragionamento che se chiedete a qualcuno una scala musicale, se chiedete a qualcuno dimmi la scala musicale, quello dice do, re, mi, fa, sol, la, si, sette note. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se dovesse dire l'ottava, dovrebbe dire un altro do all'ottava superiore. Non si dice mai do, re, mi, fa, sol, la, si, e poi dimmi quella superiore, do, re, mi, fa, sol, la, si, un'ottava superiore. Ecco, Vulcano è Saturno un'ottava superiore. E come da Saturno è cominciato un cosmo, è la cerniera da questo e quello vecchio, vedremo come, lo stesso sarà sul Vulcano, perché qui l'uomo raggiungerà l'Atma, e l'Atma è la dimensione del creatore. Quindi la principale pendolarità cosmica, che è quella da creatura a creatore, si realizzerà alla fine di Vulcano. Ecco perché manca l'indicazione del nome Vulcano, perché in realtà questo già appartiene, è un ponte, col nuovo universo che evidentemente seguirà questi sette stadi. L'evoluzione non si fermerà qui e noi adesso vedremo che prima di questi sette ce n'erano altri. Naturalmente questo allarga l'orizzonte a dimensioni che la mente dell'uomo contemporaneo ovviamente fatica molto a contemperare, a configurare, ma noi ci siamo arrivati a questo dopo quasi 4 anni e mezzo di conferenze. Chi le ha seguite seriamente dovrebbe essere in grado di
valutare bene questa nomenclatura rispetto a quella tradizionale. Poi la scienza dello spirito, l'antroposofia non vuole convincere nessuno, espone quello che deve dire e ognuno poi sceglie quello in cui vuole che vuole accettare o che non vuole accettare, oppure più saggiamente per il momento sospendere. Sospendere il giudizio è una grande abilità nella vita, necessaria molto spesso. Quindi i nomi della settimana sono la espressione quotidiana che gli dèi, gli antichi maestri dell'umanità incarnati negli antichi popoli, come vedremo, ci hanno voluto dare per ricordarci che noi facciamo parte di un setticlavio cosmico, di una scala musicale cosmica, che messa tutta insieme fa quella famosa armonia delle sfere di cui parlava Pitagora e che lui percepiva. Addirittura la divisione qui che c'è si trova più o meno in tutti i corpi, c'è qualcosa che influisce in più, perché quando noi saremo su Giove, questo qui non lo vedremo più, però vedremo che c'è qui dopo Vulcano, funziona così, la percezione iniziatica è sempre di 7, il famoso 777, il numero più occulto in assoluto, perché 7 incarnazioni planetarie, ognuna è divisa in 7 epoche, allora 7 incarnazioni planetarie, 7 epoche, ogni epoca in 7 periodi. Noi ci troviamo nella quarta incarnazione planetaria, nella quinta epoca, prima c'è stata la Polare, Iperborea, Lemurica, Atlantiana, e all'interno della quinta epoca siamo nel quinto periodo, perché prima c'è stato il Paleo Indiano, Paleo Persiano, Egizio Calcaio, Greco Romano, e noi siamo nel, il dottore a volte lo chiama Anglo Teutonico, ma i nomi si danno quando i periodi finiscono. Ecco il famoso 777. E a questo punto dobbiamo riassumere un'altra volta i nominativi delle entità che andremo a studiare. Ce ne siamo già occupati molte volte, cominciando da quelli immediatamente al di sopra di noi. Abbiamo gli angeli, gli arcangeli, gli arcai. Poi qui c'è da scegliere la denominazione, perché la nostra tradizione religiosa parla di potestà, dominazioni, principati. Quella greca bellissima, exousia dynamis kyriotetes. Noi troviamo una via un po' più terragna, li chiamiamo spiriti della forma, spiriti del movimento, spiriti della saggezza. Ancora c'è la prima gerarchia, e sono troni, cherubini e serafini. E che c'è al di sopra di tutto questo non lo scriviamo nemmeno, perché è quasi saggio non pronunciarne il nome. C'è la famosa Santissima Trinità, c'è in tutte le religioni: Brahma, Vishnu, Shiva, Iside, Osiride, Horus, Padre, Figlio, Spirito Santo. Quindi la Trinità è al di sopra di tutto. Noi però questa conferenza l'abbiamo chiamata intelligenze planetarie, quindi ci siamo già allargate molto, siamo arrivati ai serafini. La Trinità va molto oltre la sfera planetaria, evidentemente. Ora, come vanno intesi questi passaggi di categoria? Non si deve immaginare una rigidità di incorporazione. Facendo ancora una volta lo schema precedente, fino alla nausea, allora, qui per esempio, noi sappiamo che gli angeli sono diventati uomini, hanno raggiunto il livello umano sulla Luna e quindi sulla Terra sono angeli, saranno su Giove arcangeli e così via. E, volendo essere proprio una metafora plebea, immaginate, una volta quando ero ragazzo era così, un giovane ufficiale che esce dall'Accademia dell'Esercito a Modena. Allora, qui è il sottotenente. Qui è un tenente, qui è un capitano, qui è un maggiore, qui sarà un tenente colonnello, qui un colonnello, e finalmente su Vulcano diventa generale. Fa intesa così. E questo significa che non c'è nessuna rigidità,
che quando l'arcangelo diventa arcai c'è un angelo che diventa arcangelo. Quando un gruppo di arcai diventa spiriti della forma, perché gli spiriti della forma sono diventati spiriti del movimento, ci sono arcangeli che prendono il posto delle arcai e così via. Questo naturalmente noi lo stiamo descrivendo con una semplicità quasi offensiva, ma sono processi cosmici immensi che richiedono epoche molto, molto lunghe. Soltanto il passaggio della signoria di un arcangelo a un altro arcangelo richiede minimo 4 secoli all'interno della gerarchia degli arcangeli, quindi potete immaginare che cosa significa. Quello che poi possiamo riassumere di tutto questo è che tutti insieme concorrono a formare la figura umana, cioè l'uomo come è anche esteticamente. Oggi sì, ci sono differenze somatiche di vari gruppi etnici, ma insomma, l'uomo è uno che ha un naso, 2 occhi, 2 orecchie, eccetera, eccetera. Tutto il cosmo, tutte le gerarchie configurano questa forma umana, la figura umana. La Terra dà soltanto le sostanze per riempire questo archetipo, questo progetto. E dopo vedremo anche meglio come le dà. Ora, tutto questo naturalmente è di una dimensione immensa e noi ci accostiamo con molta umiltà, però è proprio quello che vogliono le gerarchie, che il pensiero non lo usiamo solo per costruire telefonini, macchine che inquinano, treni che volano, ma che li usiamo, ce l'hanno dato proprio per capire loro, perché la divinità raggiunge il suo massimo livello di evoluzione quando l'uomo la comprende e la realizza in se stessa. È la più grande ambizione degli dèi. E tutto questo è evoluzione, perché noi su ogni stadio planetario abbiamo acquisito una nostra dimensione. Per passare da creatura a creatore ci vogliono 7 universi. 7 universi. E il concetto di evoluzione loro è diverso. È diverso perché quando cominciamo a entrare, per esempio, nella prima gerarchia, sono a un livello quasi inesprimibile in parole, il loro tipo di evoluzione è diverso da quello che può fare uno di noi in diverse incarnazioni. Il concetto stesso di evoluzione si modifica col tempo e salendo di grado, il concetto stesso. Ora, insistere sugli schemi sarebbe inutile. È arrivato il momento in cui cominciamo a studiarli veramente in dettaglio e ci dobbiamo servire di schemi precostituiti, perché sennò per scriverli tutti questa conferenza, questo incontro dovrebbe durare veramente troppo. Spero che tutto poi si legga. Ci siamo immuniti di una segnaletica elettronica avanzatissima, anche questa naturalmente inventata da Tesla, perché ha inventato tutto lui. La terza gerarchia, angeli, arcangeli e arcai. Questa è la cosa forse più importante che le distingue dalle altre. Nasce su Saturno, cioè non esisteva negli universi precedenti. Si affaccia alla vita proprio su Saturno, creata dalle gerarchie che invece procedevano da un'evoluzione maturata in 7 stadi di un universo precedente e così via. Ci dobbiamo dare un'idea di com'è il loro stato di coscienza rispetto al nostro. Ecco, loro sono in grado di, tutta la terza gerarchia, angeli, arcangeli, arcai, di modificare lo stato di coscienza con la sola volontà, mentre noi dobbiamo cambiare proprio a dimensione corporea. Noi ci dobbiamo staccare dal corpo fisico se vogliamo entrare nello stato di coscienza del sonno. Noi dobbiamo modificare la connessione dei nostri 4 corpi per passare dallo stato di coscienza di veglia a quello di sonno, e con un'ulteriore modificazione che però qui non affronteremo, il sogno. Loro lo possono fare con la sola volontà. Gli angeli hanno un corpo fisico, sì, ce l'hanno e come, che si articola in tutto l'elemento acqueo,
Uno stesso angelo può avere il suo corpo nel Mediterraneo e nel mare, non so, nel Mar Caspio. Non è necessaria che ci sia la continuità. Gli arcangeli nell'aria, quindi nel vento, e gli arcai nel calore, in tutti i fenomeni termici. Pensate col surriscaldamento del pianeta come se la passano bene. Se uno ricorda gli antichi, non tanto antichi, gli indiani americani civilizzati dagli europei, sterminandoli a milioni, beh, loro, Manitou per loro era spiriti nell'acqua, spiriti nell'aria, spiriti nel calore, spiriti negli alberi, perché non avevano ovviamente il cervello, il sistema nervoso che potesse supportare il pensiero analitico moderno, ma avevano ancora la chiaroveggenza crepuscolare, per cui loro vedevano veramente gli angeli nell'acqua, arcangeli nell'acqua. È una curiosissima e costante circostanza di molte civiltà che i popoli che veramente vivono, per esempio, di pesca e caccia, tutti pescano solo e cacciano quello che gli serve, non vanno mai oltre. C'è questa forma di rispetto che significa che sanno che oltre non sarebbe legittimo, non sarebbe giusto dal punto di vista della morale cosmica. A loro volta abbiamo tenuto una conferenza sugli gli elementi della natura, conoscenza vivente della natura, abbiamo parlato degli elementari. Gli angeli sono quelli da cui si separano gli elementari dell'aria, che sappiamo che si chiamano silfidi. Gli elementari dell'acqua, invece, si separano dalle arcangeli, che si chiamano ondine, e gli elementari della terra dalle arcai, sono i gnomi. Aggiungiamo questa un'ulteriore informazione, perché uno si poteva anche chiedere: ma tutti questi elementari che stanno in giro, ma da dove vengono? Sono una scissione autentica di parte degli esseri della terza gerarchia, che, come il dottore dice proprio così, li separano da sé. Poi è la gerarchia che agisce nel pensare umano, nel sistema nervoso, negli organi dell'io umano. I nostri organi fondamentali per l'io sono il cervello e il sistema nervoso. Ora, vedete, questo è uno studio che si potrebbe anche ritenere noioso, perché chi si affaccia all'esoterismo si esalta facilmente nelle grandi visioni cosmiche, nei grandi suggerimenti semipoetici, ed è più che giusto. Però il dottore dice sempre: non è importante cosa studiate, ma come lo studiate. Quello è molto più importante, perché è proprio questo sforzo, diciamolo pure, quasi un po' primitivo, di entrare in queste realtà, che significa conoscere il mondo spirituale e sostenere oggi la fede. Perché parlare di un panteismo diffuso, sapete benissimo quanto funziona, che funziona. Tutti quelli che stanno respingendo quei poveri disgraziati che scappano nel Medio Oriente sono tutti gelosissimi delle loro religioni, dei loro pensieri. Mica si definiscono atei, per carità. Oggi la fede, come dice l'antroposofia, che si trova nel cuore, la via del cuore passa per la testa. Soltanto facendo questo lavoro pignolo e faticoso di entrare in precisione nell'essenza di chi costituisce i mondi spirituali, allora, il risultato che uno ottiene è che veramente comincia a considerarli una realtà, prima teoricamente e poi nella propria condotta di vita. Adesso scendiamo ancora più nel dettaglio. Gli angeli. Gli angeli, abbiamo detto, sono diventati uomini sulla Luna urtando contro l'acqua. Perché? Ecco perché le conferenze hanno un seguito, una consecutio. Abbiamo detto in conferenze precedenti che perché si sviluppi una coscienza deve sempre urtare contro qualcosa. Il defunto urta contro la sua vita terrena trascorsa, il lattante è troppo, il bambino in crescita urta contro i soggetti intorno a lui e così sviluppa la coscienza. Ecco, sulla Luna abbiamo detto che
sul suo antico Saturno calore, sul suo antico Giove sole, aria e gas, e sulla Luna l'elemento liquido. Ecco, per poter acquistare la loro autocoscienza, gli angeli lo hanno potuto fare urtando contro l'elemento liquido come noi lo facciamo urtando contro il minerale solido. Sono impegnati a elaborare il proprio manas, mentre noi stiamo elaborando il nostro io, che è il gradino inferiore, e ci vorrà tutta l'evoluzione della Terra per completare l'evoluzione dell'io. Loro, essendo un grado avanti a noi, stanno già lavorando nel proprio manas, che significa il corpo astrale completamente purificato dall'io. Come si manifesta la loro coscienza? Ecco. Loro prendono coscienza di sé quando si manifestano all'esterno. Ogni volta che si manifestano, in quel modo prendono coscienza di sé. Quando si richiudono in se stessi, cioè il contrario della manifestazione, in realtà sono ripieni delle gerarchie superiori. Questa è una cosa che ha avuto delle conseguenze immense, perché l'angelo regolare non può mentire. Perché se si manifesta mentendo all'esterno non può avere l'esatta coscienza di se stesso, piano piano si disintegrerebbe. E gli angeli luciferici, poi vedremo perché, hanno proprio deciso di tenere per sé le loro manifestazioni e non esternarle, per costruirsi una vita interiore loro non occupata dalle gerarchie. Questo è stato il nocciolo della cosiddetta ribellione luciferica. Un gruppo di angeli, vedremo perché, ha deciso che non voleva essere ripieno degli dèi, voleva essere ripieno di sé, e per ottenerlo non poteva fare altro che reprimere la propria manifestazione per l'esterno e tenersela per sé. Un atto cosmico di egoismo. Quindi per loro la menzogna è impossibile, i luciferi trattengono la manifestazione e siccome di qualcosa la dovevano sostanziare, hanno letteralmente rubato, sottratto, sostanza alle gerarchie da cui provenivano. Sono i custodi dell'uomo, gli angeli, questo è un patrimonio della cultura tradizionale nostra. Non so quante volte mia nonna mi aveva chiesto, hai fatto la preghierina all'angelo custode? Quasi quasi mi svegliava per assicurarsene. Io dicevo sì, nonna, sì, ma più di una volta me la sono dimenticata come tutti i bambini. Conservano la memoria dell'uomo per le successive incarnazioni. Noi non siamo in grado di conservare la memoria di questa vita una volta lasciato il corpo fisico. Sono gli angeli che ogni notte, in un certo senso, sul loro notebook, si segnano gli eventi della giornata e quando moriamo ce l'hanno tutti lì e sulla base di questo ci aiutano a indirizzare il karma verso l'incarnazione successiva. Perché c'è scritto antroposofo qui? Perché fra gli angeli si sta verificando un fenomeno nuovo, si stanno creando due categorie e non so come andrà a finire, perché l'angelo che è custode di un antroposofo cammina molto di più. Sì, perché anche loro devono studiare i mondi spirituali che abbiamo descritti, eh. Devono sviluppare il Manas, Buddhi, l'Atma, sono soltanto un livello al di sopra di noi, cioè un universo, beh, tanto. Ma l'angelo custode che nella notte assiste un antroposofo, gli legge nell'anima tutte le meditazioni, tutti i testi, le conferenze che quello ha sentito durante il giorno. E se erano buoni testi, buone meditazioni, buone concentrazioni, buoni esercizi e buone conferenze, si arricchisce moltissimo. L'incontro con l'angelo avviene di giorno e di notte, però quello di notte è completamente configurato da come lo incontriamo di giorno. Il che vuol dire che un individuo che abbia una completa indifferenza all'esistenza degli angeli nella sua vita di veglia, dalla mattina alla sera, cioè un incontro quasi disastroso con l'angelo la notte e dopo vedremo le conseguenze, subito le vediamo, perché gli angeli, abbiamo detto, giudicano della nostra azione individuale e se tengono la memoria di quello che abbiamo fatto durante la giornata, evidentemente che se una persona vive in modo assolutamente materialista, cioè avendo fatto del materialismo la propria volontà di vita,
ci può essere uno scienziato che è assolutamente rigorosamente materialista nei suoi studi, precisissimo, però non per questo tutta la sua personalità scende a questo livello così contrario a tutto ciò che è immateriale. Io ne conosco diversi. Quelli naturalmente non si possono considerare materialisti, quelli sono persone umane spesso più complete dei cosiddetti spiritualisti, che però studiano scientificamente la materia. Ecco, l'angelo comunque giudica ogni notte l'azione individuale dell'uomo. Sono loro quelli che, i cancellieri del tribunale che noi stessi poi costituiamo dopo la morte. Quindi è estremamente importante non solo mantenere una certa religiosità di giorno, ma andare a letto, addormentarsi, con un pensierino religioso perlomeno. Qualche cosa che non sia la partita di calcio che il marito si addormenta davanti alla TV e c'è l'ennesima partita di calcio dove giocano due sconosciute squadrette di cui nessuno ha mai sentito parlare, o peggio ancora. Quello è un modo tremendo da dormire. Si ostacola il lavoro dell'angelo moltissimo. Addirittura in via, diciamo così, interlocutoria, c'è un esercizio che Rudolf Steiner suggerisce, se uno proprio non ha tutta questa immediata religiosità, che è il momento di avviarsi al sonno, rivivere mentalmente tutti gli eventi della giornata, cominciando dall'ultimo. Questo mette un grosso ordine perlomeno nel corpo astrale e toglie di mezzo le passioni, le sfuma, così almeno si entra nel sonno senza questo eccesso di astralità. Quindi uno, avviandosi al sonno, rivive, cominciando dall'ultimo, gli eventi della giornata. Se si addormenta a un certo punto va benissimo. È un esercizio importante. Non è proprio nella classe superiore di esercizi esoterici, è interlocutorio, diciamo preliminare, ma può aprire molte strade. Perché ci dilunghiamo nella gerarchia, nella terza, perché è la più vicina a noi, quindi ne sappiamo di più. La triplice azione del corpo astrale umano. Dunque, l'angelo per evolvere ha dei compiti e li deve esaudire se vuole fare la sua onesta carriera, perché rimanere indietro significa poi tutto il resto dell'evoluzione lo supera, è pericolosissimo, è qualcosa di molto sgradevole. E quali sono questi compiti? Durante il giorno agisce per sviluppare la fratellanza umana, soprattutto attraverso una nobilitazione degli istinti. Un suo secondo compito, quindi ha un compito sociale molto importante, il secondo compito è quello di sviluppare la libertà religiosa tra gli uomini. Quindi come prima cosa deve abolire questa convinzione che l'uomo sia solo un animale più particolarmente evoluto, perché evidentemente a quel punto prevale solo la specie al suo livello più, diciamo così, ereditario. Quindi fratellanza autentica a livello sociale, libertà religiosa, e poi deve favorire in quest'epoca la conoscenza della spiritualità del cosmo in pensieri, cioè proprio quello che stiamo facendo noi. Non stiamo adorando gli dèi, non li stiamo supplicando di proteggerci dal virus blasonato che va in giro portandosi una corona, che pure i virus si sono montati la testa. Noi li studiamo con molta umiltà, sapendo benissimo che ci guardano un po' così, ma che volete? Vabbè. Qualcosa avete capito. Se l'angelo non lo può fare di giorno, per ottemperare ai suoi compiti, lo fa mentre dormiamo, con una caratteristica fondamentale, che mentre di giorno lo fa nel corpo astrale, dove noi abbiamo l'io che ci può difendere, perché l'io vive nel corpo astrale, di notte, siccome l'io e il corpo astrale si separano, lo deve fare nel corpo eterico, perché rimane nel letto insieme al fisico. Lui lo fa, ottiene la sua evoluzione, ma gli effetti che ottiene sono proprio il contrario. Questo lui non lo sa. Questa è una verità difficile da accettare. Ma per esempio, tutti gli sforzi che fa per favorire la fratellanza umana con una nobilitazione degli istinti sono proprio il contrario. Esasperazione dell'erotismo, esasperazione della superbia.
L'angelo che non viene accolto di giorno lo fa di notte e ottiene questo risultato. Poi, naturalmente, invece di ottenere questa libertà religiosa, che è uno dei suoi scopi principali, dove si occupa moltissimo, o ancora di più, abbiamo detto, la terza, la conoscenza spirituale del cosmo, qui andiamo addirittura in fenomeni ancora più gravi, perché per quello che riguarda la libertà religiosa, un mancato collegamento con l'angelo di giorno si traduce nel proliferare di sostanze teoricamente terapeutiche, che poi hanno un uso invece degradante e devastante. Stiamo parlando delle droghe. Poche speranze di fermare la droga se non si entra in contatto con l'angelo di giorno come deve lui, come dobbiamo, come è richiesto. E la terza mancanza che si capovolge è che invece di sviluppare una conoscenza del cosmo in pensieri, si sviluppa una conoscenza esasperata della materia in pensieri, che va a finire nella costruzione di macchine per dominare la natura umana e non organica e inorganica, fino nei dettagli, cosa che gratifica moltissimo l'egoismo umano. Beh, insomma, erotismo sfrenato, passioni sfrenate, odi tremendi, ci sono episodi di odio feroce, in Siria si ammazzano come cani da 10 anni, una cosa terrificante, e ignoranza sostanzialmente sulla spirituale del cosmo, di abuso di farmaci, e proliferazione di un controllo assoluto della natura umana e non attraverso macchine. Questo purtroppo succede se non si collabora, se non si permette all'angelo di lavorare di giorno. E passiamo alla categoria successiva. Ovviamente sono gli arcangeli. Spero sempre che tutto si legga, perché mi hanno detto che più grandi così non si poteva fare. Ora, gli arcangeli sono diventati uomini sul sole, perché se gli angeli lo sono diventati sulla luna, urtando contro l'aria e il gas. Quelli urtavano contro l'acqua. Noi sappiamo che sul sole l'acqua non c'era, c'è l'aria e il gas. Loro stanno elaborando il proprio buddhi, cioè il livello successivo al manas, che è il corpo eterico elaborato dall'io. Loro non sono custodi del singolo individuo, guidano popoli, ma con la mediazione dell'angelo. Perché, per esempio, perché non possono collegarsi direttamente l'arcangelo con il singolo essere umano che deve realizzare la loro guida di un popolo, perché non si realizza mica nelle nuvole, nell'aria o nei torrenti. Se l'arcangelo deve guidare un popolo, deve influenzare completamente una personalità fisica, umana, particolarmente adatta a sviluppare quel compito, e gli serve la mediazione dell'angelo. Non lo può fare direttamente, è troppo potente l'entità dell'arcangelo. Facciamo esempi. Galileo, che vede il pendolo e capisce le leggi del pendolo, dell'oscillazione, che volete che gliel'abbia data quell'intuizione. Newton, che appena sola mela, che gli aveva fatto pure male, scopre la legge della gravitazione universale. Queste sono dritte dell'arcangelo attraverso la mediazione dell'angelo, che in quel momento erano indispensabili per mandare avanti l'umanità. Fleming guarda i puntadini che si curano con le muffe, scopre la penicillina, ammesso che non l'abbia già fatto Tiberi prima. Ora, mentre l'angelo dà il giudizio sulla persona individuale, l'arcangelo lo dà nel rispetto al comportamento di un individuo verso tutto il suo popolo. Perché noi abbiamo un karma individuale, un karma della famiglia, un karma del popolo, un karma dell'epoca. A karma andiamo bene. Speriamo che ci venga concessa una conferenza di livello superiore sul karma. Ecco, l'arcangelo vede come l'individuo si comporta rispetto al suo popolo. Perciò tutti quelli che pensano che possono impunemente seguire i propri fini, anche danneggiando il bene collettivo, naturalmente continueranno a farlo, non è perché glielo diciamo noi che smettono, però poi avranno a che fare con l'arcangelo, che insomma, Michele c'ha la spada in mano,
non c'ha una piuma oppure un pennello. Ora, mentre l'incontro con l'angelo è quotidiano, l'incontro con l'arcangelo si diluisce nel corso dell'anno, perché non potremmo sostenerlo giorno e notte continuamente, sarebbe troppo. E specialmente da Natale a Pasqua è il mediatore di tutta la possibilità di relazione con l'impulso Cristo. Questo è proprio un compito dell'arcangelo. Abbiamo già visto nella conferenza del corso dell'anno che svolgono compiti specifici. Nelle quattro stagioni si alternano. Poi Gabriele, per esempio, ha sviluppato il nazionalismo quando era necessario svilupparlo, che era necessario passare dalla tribù a delle entità più organizzate. E vedete la difficoltà adesso in Libia di instaurarlo, dove in realtà la realtà è sempre stata quella delle 50 tribù. Lì creare un nazionalismo è ancora oggi un grande problema. Michele ha l'impulso opposto, deve sviluppare dove sono pronti il cosmopolitismo e lavora in questo senso. Ecco, ci ho scritto il corso dell'anno per rivolgersi a quella conferenza. In Atlantide hanno guidato la razza umana i uomini provenienti dal pianeta Mercurio. Noi sappiamo che a un certo punto, dal conglomerato di tutto il sistema, si sono separati esseri che hanno vissuto sul Sole, altri che non erano così alti, che si sono creati un corpo intermedio che è Mercurio, eccetera, eccetera. Passiamo alle Arcai. Loro sono le più vecchie di queste. Hanno raggiunto lo stadio umano su Saturno, gli angeli sulla Luna, gli arcangeli ancora prima sul Sole, le Arcai su Saturno. Quindi oggi sono al loro quarto stadio di evoluzione. Quelle che erano Arcai su Saturno hanno camminato, come l'angelo cammina. Abbiamo visto prima l'esempio dell'ufficiale che da ogni stadio guadagna un grado. Essi come lo ottengono la coscienza dell'io? Perché su Saturno, l'abbiamo detto molte volte, l'unica realtà esistente era il calore. Da prima calore animico, quello che uno prova per esempio quando riceve un atto di amore, e poi calore anche esterno, quello dovuto a una stufa. Ecco, dal contrasto tra quello interno e quello esterno hanno ricevuto la sensazione, la coscienza del loro io, perché l'io si può attivare in tantissimi modi. Loro sono ancora a livello superiore, l'angelo sta elaborando il manas, l'arcangelo il buddhi e l'arcai sta elaborando l'atma, cioè il corpo fisico completamente elaborato dall'io, quindi sono a livelli altissimi. Mentre l'arcangelo guida un popolo e l'angelo una persona, loro guidano un'epoca e giudicano verso di essa. Che vuol dire? Vuol dire che Carlo Magno non è nato a caso. Era una figura assolutamente necessaria in quel periodo per lo sviluppo dell'Europa come si è poi sviluppata effettivamente. Ecco, questa forze sovrannaturali veramente, perché Carlo Magno, già imperatore, faticava a imparare a scrivere il suo nome, per cui comunque aveva delle qualità straordinarie, pur un livello di cultura così basso. E chi gliele dava? Gliele dava l'Arcai. L'Arcai guida tutta un'epoca, quindi c'è l'epoca in cui bisogna sviluppare, per esempio, il pensiero razionale, e allora noi cominciamo ad avere Copernico, Keplero, Galileo, questi sono tutti, hanno modificato completamente la visione del mondo della civiltà. Completamente. E come? Come hanno avuto le loro intuizioni? Da dove sono venuti? I mezzi che avevano gli stessi degli altri? Ci sono problemi, meriti karmici pregressi sicuramente, ma è l'arcai che guida un popolo attraverso singoli esseri umani particolarmente predisposto. Le arcai regolano molto il rapporto di veglia-sonno. Questo è anche piuttosto difficile da approfondire, però essendo le due dimensioni fondamentali in cui si articola la nostra coscienza, il sonno dell'uomo di oggi non è mica il sonno del... Già vediamo con i nostri progenitori, io mi ricordo che il sonno di mio nonno, sono sicuro, era molto diverso da quello che ho io oggi.
anche diverso da quello che avevo prima di cominciare, quindi tanto tempo fa, da ragazzo. Ero certo che il sonno che aveva avuto mio nonno da ragazzo era diverso da quello che avevo io. Cioè, dietro questo rapporto. Perché? Perché nel sonno noi facciamo moltissimo, incontriamo parergerarchie, ci spostiamo, ci allarghiamo quasi quasi a tutta la sfera cosmica a noi accessibile. E sono le arcaiche che guidano questa espansione. Nella Lemuria, cioè nella civiltà precedente all'Atlantide, ci guidavano incarnandosi in uomini che provenivano dal pianeta Venere. E con questo abbiamo in un certo senso affrontato questa faticosissima disamina della terza gerarchia. Ovviamente quella superiore è la seconda. Mi rendo perfettamente conto che questa è una conferenza che richiede molta, molta applicazione. D'altra parte, noi abbiamo alle spalle tre cicli di sette conferenze. L'importanza del 777 l'abbiamo vista. È chiaro che sta cominciando un ciclo nuovo. Se no, qui entriamo in quel lacrimevole, lasciatemi usare questa parola, gioco di ripetizioni, di incontri dove sostanzialmente la barca non esce mai dal porto. La seconda gerarchia è formata dagli spiriti della forma, del movimento e della saggezza. L'abbiamo visto prima in quell'elenco, ne abbiamo parlato tante volte. La terza, abbiamo visto prima, opera nel sistema nervoso e nell'attività pensante. Questa opera nel sentimento, nel sentire e nel sistema endocrino umani. Le malattie endocrine potrebbero giovarsi moltissimo se si sapesse questo. Il medico egiziano, sulla base del libro di Hermes, era in grado di instaurare nel malato il tipo di sonno che curava proprio la sua malattia, e nel caso delle malattie endocrine era quasi risolutivo. Vive nel nostro corpo astrale, sì, perché la terza gerarchia, la seconda gerarchia. Questa è la prima caratteristica veramente importante che li identifica come creatori, perché la terza gerarchia non sono creatori, operano all'interno dell'anima umana, guidando un'epoca, guidando un popolo, guidando un individuo, ma dall'interno. Ecco, la seconda gerarchia è creatrice, crea, con una caratteristica però che deve sempre accompagnare le sue creazioni, se no muoiono, se no si distruggono. Non può licenziare delle entità create che poi vivono autonomamente. Questo ha un grosso significato, perché significa che intorno a noi c'è una larga parte di creazioni in cui sono tuttora presenti, perché se no quei mondi scomparirebbero completamente. Vedete, qui ho fatto una piccola postilla. La superficie terrestre come la vediamo noi è una grandissima illusione. Senza scendere adesso nei dettagli dei fenomeni atmosferici, catastrofici, chissà se un giorno ci sarà una conferenza, non lo so, forse non è nemmeno indispensabile, ma la superficie terrestre è dovuta al fatto che da dentro la prima gerarchia lavora in continuazione, poi l'approfondiremo, e gli spiriti del movimento, che fanno parte della seconda, lavorano da fuori, sempre attraverso la luce degli spiriti della forma, che non operano mai al di fuori della luce. Quindi la prima spinge da dentro, gli spiriti del movimento da sopra, sarebbe un continuo sconvolgimento se gli spiriti della forma non stabilizzassero continuamente. Questo ovviamente è avvenuto in tempi passati in misure grandiose, quando si è formata la superficie terrestre, ma continua ad avvenire. Perché se ci fossero delle mappe precise di epoche non meno tanto lontano da noi, vedremmo che la superficie terrestre è cambiata moltissimo. Dove c'erano monti adesso ci sono laghi e viceversa. Ora, la prima categoria sono gli spiriti della forma. Operano sempre nella luce. Tutte le volte che vedete un raggio di luce solare o anche riflesso dalla Luna, lì ci sono spiriti della forma che lavorano. Di Elohim, della tradizione greca, stabilizzano le forme, l'abbiamo visto. Perché qui ho scritto scimmie? Perché nel momento in cui è stato possibile, dopo la separazione della Luna, che ha seguito quella del Sole, per gli spiriti della forma veramente dare la forma all'uomo,
i sei giorni della creazione biblica, naturalmente, che sono perfettamente fedeli alla realtà, naturalmente non vanno intesi come giorni, sono sei eoni, epoche lunghissime. Entità umane non hanno potuto aspettare che gli spiriti della forma completassero il loro lavoro nella costruzione dell'archetipo umano. Si sono incarnate in questo archetipo troppo presto, si sono ossificate e quindi le scimmie, purtroppo, sono uomini che si sono incarnati troppo presto. Se uno è onesto con se stesso, dovrebbe ammettere, almeno a me è sempre successo, anche quando non sapevo nulla di antroposofia, che di fronte alla scimmia uno c'ha un po' di disagio. Specialmente i grossi, oranghi, eccetera, uno sente che c'è una parentela dentro drammatica, tragica. Sono uomini che, essendosi incarnati troppo presto, hanno perso il loro livello di umanità. Gli spiriti da forma lavorano dall'atmosfera, con una particolarità, anche lì ci sono i luciferici e no. Quelli regolari dall'atmosfera e quelli irregolari dal centro. Immaginate, gli spiriti da forma lavorano così, quelli irregolari così verso lì, e dove si forma l'incontro dei due, c'è un affossamento spirituale, lì si forma il pianeta fisico che noi vediamo. Un pianeta fisico nasce dove l'azione periferica dei spiriti da forma regolari si incontra con quelli irregolari che vengono dal centro, cioè dal Sole, dove avviene il massimo di questo incontro, si crea un vuoto, autentico buco nero, in cui si forma il pianeta che noi oggi chiamiamo Saturno, Sole, Giove, quelli insomma di cui parla l'astronomia. Questo naturalmente è qualcosa che già ci dice quanto è importante aver sottolineato la necessità dello sviluppo della coscienza immaginativa, perché se arriva qui un astronomo si mette a sghignazzare come un treno qua. Poi però i treni fanno certi voli ogni tanto. Restringono la sfera dell'antico Sole a sfera dell'antica Luna. Abbiamo visto prima che Saturno era più grande, poi il Sole, la seconda incarnazione, era più piccola, poi la Luna. Ecco, che cosa? Non succede mai niente da solo. Sono gli spiriti della forma che hanno ristretto la dimensione dell'antico Sole a quella della Luna, condensandolo. E quindi l'aria e il gas sono diventati l'elemento liquido. Questo lo potete fare in qualunque laboratorio di fisica, comprimete l'aria sotto una pressione a un certo livello di temperatura e ci avete un elemento liquido, azoto liquido, come lo formate. Guidano l'evoluzione terrestre e separano da sé l'io umano. Abbiamo visto che gli angeli separano certi elementari, arcangeli altri, eccetera, eccetera. Loro separano da noi, da se stessi, l'io umano. Il nostro io umano è una porzione di spirito della forma inizialmente unitario. Il grande gigante Ymir di tutte le tradizioni, l'uomo cosmico, l'Adamo Kadmon, cioè in quasi tutte le tradizioni. Questo è opera di... Poi tutta l'evoluzione, l'azione delle altre gerarchie l'hanno frazionato in tanti individui individuali, e l'immagine biblica è quella della Torre di Babele, che dà un linguaggio unitario che valeva per tutti gli esseri umani sulla Terra. Si è parlato a tante lingue, tante popoli, tante etnie, eccetera, eccetera. Passiamo agli spiriti successivi del movimento. Operano in tutti i processi di composizione e decomposizione, quella che noi chiamiamo la chimica. Quando si parla della valenza molecolare, sono loro. Quando si parla di un atomo si combina con due, sono loro. Quando si scinde, quando si produce la fissione nucleare e si va a separare il nucleo dall'elettrone, eccetera, si scatena la loro potenza. Si scatena la potenza cosmica degli spiriti del movimento. Fanno bene a impegnarsi molto nella fusione, perché la fusione non è un processo violento. Non avviene attraverso un bombardamento atomico, anzi addirittura, come dice la parola, avviene attraverso una fusione quasi amichevole. Naturalmente la difficoltà è che avviene a altissime temperature, quindi bisogna costruire dei contenitori che sappiano sopportare temperature, mi pare, se non ricordo male, 15.000 gradi, e questa è la principale difficoltà della fusione.
Quindi alla base della chimica ci sono loro. Sono i protagonisti della lotta nei cieli. Ecco, questa è una cosa che l'antroposofia non è l'unica a raccontare. La lotta nei cieli è presente in tutte le tradizioni. A un certo punto, tra l'evoluzione di Giove e quella della Luna, si è manifestata, dell'antico Sole, cioè quella della Luna, si è manifestata l'esigenza di cambiare il corso dell'evoluzione perché era troppo lineare. Sono stati dati dalle gerarchie immense, quindi dalla Trinità in questo caso, degli impulsi per cui alcuni spiriti del movimento, che erano quelli rimasti più indietro, sono stati bloccati al loro livello e inevitabilmente sono entrati in contrasto con chi invece voleva procedere. Perché se un gruppo rimane indietro e vuole arretrare, tenersi indietro anche quelli che vogliono e sono in grado di procedere, lo scontro è inevitabile. Quindi si potrebbe dire, insomma, che era necessario creare ostacoli. Da qui è venuto che cosa? La nascita del male. Sì, perché indubbiamente da un'atmosfera di concordia, di armonia in generale, si è creata la prima grande, immensa lotta tra gerarchie. Male è necessario. C'è una metafora utile nella autobiografia di Rudolf Steiner, che è infinitamente più modesta dal punto di vista della potenza cosmica, però l'ha trovata significativa. Lui dice che vivendo a Weimar tutti gli artisti erano molto favoriti perché la città li accoglieva, perdonava i loro errori, li sosteneva volentieri e tanti artisti venivano a Weimar. Però poi dice, proprio quell'affetto, quella protezione li ha proprio cristallizzati, li ha paralizzati. Nessuno di loro è uscito da Weimar imponendosi al mondo pur avendo spesso delle grandi qualità, perché non hanno avuto le difficoltà. L'atmosfera di Weimar era troppo protettiva, troppo addomesticata, troppo attraente. Non hanno avuto lo spirito, l'impulso di gettarsi nel mondo pur avendole delle qualità notevoli. Uno solo lo ha fatto, era un genio assoluto, Richard Strauss. Quindi il male purtroppo è necessario. Se il contadino vuole veramente cioncimare bene la terra, che deve usare? Il peggio del peggio, cioè lo stallatico. Se tu vuoi concimare la terra, ma com'è possibile? Sì, lì ci sono le forze cosmiche più potenti. Quindi questo non è un problema facile da accettare, perché teoricamente sì, ma poi quando il male ti colpisce per davvero, le convinzioni filosofiche valgono proprio, però maturate così dovrebbero essere un po' più accolte. Per me è una grande delusione quando vedo dei sedicenti antroposofi di antica data che di fronte a un colpo della vita reagiscono come tutti gli altri. Inveiscono, se la prendono con questo, con Dio, il destino, la società, la moglie, naturalmente la moglie c'entra sempre. E poi c'è il capo ufficio, dopo la moglie viene il capo ufficio. Figliolo mio, ma allora che te la sei studiata a fare tutta questa antroposofia? Il karma ti sta portando una prova, una difficoltà, se vede che ce n'hai bisogno, se vede che te devi dare una mossa, cocco. No, figura, se fanno discorsi di questo genere non ti parlano più a vita. Oddio, sopravviviamo, forse anche meglio. Però il male è necessario ed è cominciata qui la necessità di importarlo. Poi il risultato di questa opposizione si è trasferito nella categoria che più era debole in quel momento, gli angeli, perché erano i più, i più bassi, e questo, da qui è nata la categoria degli angeli cosiddetti ribelli luciferici, i quali però hanno aggiunto una cosa importantissima al male, cioè la libertà, perché hanno agito nel corpo umano, cioè nell'essere umano, non nel corpo, nel suo corpo astrale. Quindi noi dobbiamo, mi dispiace dirlo, l'utilità del male al scontro tra gli spiriti del movimento, che oggi è rimasto a livello fisico nella frantumazione dei planetoidi. E dobbiamo il dono della libertà al trasferimento di questo scontro nella categoria degli angeli. La realtà è dura, ma tanto vale prenderne atto. Gli spiriti del movimento separano da sé anime, gruppo, animali. Abbiamo visto che gli angeli separano gli spiriti elementari dell'acqua, dell'aria, eccetera.
Abbiamo visto che gli spiriti da forma separano gli umani. Ecco, gli spiriti del movimento sono quelli da cui provengono le anime di gruppo degli animali. Ne abbiamo parlato spesso e a questo punto qualcuno si sarà pure domandato, vabbè, gli animali non hanno un io individuale, hanno un io di gruppo, dell'anima di gruppo, ma da dove viene questo io di gruppo? Separano da sé, quindi è proprio corporeità degli spiriti del movimento che abbandonano, se ne sacrificano affinché possano nascere le anime di gruppo degli animali. Sono state le guide dell'antica Luna, questo, cioè dell'incarnazione precedente alla Terra. Gli spiriti della saggezza, i regolari diffondono saggezza, ecco perché si chiamano così. Qualunque cosa facciano diffondono saggezza. Tutta la saggezza che noi vediamo nella natura della Terra si è maturata nello stadio precedente, quello Luna, che all'inizio era un caos e alla fine dell'incarnazione lunare c'era saggezza dappertutto. Uniti come i spiriti da forma regolari e irregolari danno luogo al singolo pianeta fisico, fisico anche nel senso come Giove, per esempio, che di fisico non c'è niente. Gli spiriti della saggezza regolari o irregolari danno origine alla luce delle stelle. Qui se c'era l'astronomo a questo punto si alzava e se ne andava, perché il cielo stellato che noi vediamo è un cielo luciferico. È un cielo luciferico, non c'entra fa. Se non ci fosse l'opposizione Lucifero sarebbe tutto buio. Se no perché si chiama Lucifero? Qualcuno ce lo spieghi, perché non gli hanno trovato un altro nome, non so, Enel. Restringono la sfera dell'antico Saturno a quella sua. Abbiamo visto che Saturno era immenso, poi la sfera solare era di meno e sono loro che dopo il Pralaya hanno fatto questa restrizione. Mentre questi separavano gli spiriti del movimento da sé, l'anima del gruppo degli animali, gli spiriti della saggezza separano da sé l'io delle piante, perché sono più evoluti e le piante sono più importanti. Le piante sono sorgente della vita in tutto il cosmo, in tutto il nostro sistema. Questo l'hanno riconosciuto tutte le religioni. Giardino terrestre da cui siamo. Giardino terrestre, tutte piante. E che c'era? L'albero della vita, l'albero della conoscenza, il Buddha, l'illuminazione sotto che ce l'ha avuta? Sotto l'albero del Bodhi, che poi noi sappiamo che è il cervelletto perché c'è l'albero umano che va. Considerato capovolto con le radici nella terra, le gambe per aria. Il mondo vegetale è la sorgente della vita. Guidano l'antico sole come questi guidavano l'antica luna. E siamo arrivati finalmente alla prima gerarchia, dove immagino che a questo punto quasi tutti avranno scelto un altro sito su internet. Agisce nella volontà umana e vive nel corpo eterico, i primi gli angeli nel pensare, la seconda gerarchia nel sentire, questi vivono nella volontà. Vivevano corpo fisico, corpo astrale, corpo eterico. Ora, gode dell'immediata visione della divinità. Ecco, questa è la categoria, ecco, questa è la distinzione assoluta della prima categoria, si trova anche nella nostra letteratura religiosa. Ci sono tutti questi nomi, eh? La prima gerarchia, troni, cherubini e serafini, subito dopo c'è scritto, godono dell'immediata visione della divinità, cioè della Trinità superiore. È lei, è questa gerarchia che ha cercato uno spazio adatto nel cosmo dove cominciare l'evoluzione dell'umanità e ha cominciato ad attuare i disegni della Trinità. La Trinità non scende al dettaglio realizzativo mai, dà impulsi. Le altre gerarchie servono tutte per realizzarlo, noi compresi. La differenza della spirito della saggezza qual è? Che della seconda gerarchia, scusate, è che la prima crea mondi autonomi, mentre la seconda gerarchia, quando crea qualcosa, deve accompagnarlo, se no non può vivere. La prima gerarchia crea mondi e poi li può separare da sé e quelli continuano a vivere autonomamente, che dà un'idea di che potenza immensa, perché sono in grado quindi di conferire vita autonoma a tutto ciò che creano, che non è poco.
questa pure la mettiamo da parte. Ecco, il supplizio si avvia verso la fine, quindi fatevi fare dalla moglie un buon caffè per arrivare almeno quasi alla fine. Abbiamo visto che la prima gerarchia, anche lei, è formata da tre elementi. I troni sono quelli che si sono sacrificati sul sole e hanno concesso la loro propria sostanza sotto forma di calore. Perché hanno potuto fare? Perché si erano evoluti in un universo e altri sette stadi precedenti. E qui la mente comincia probabilmente a vacillare e spiega perché il messaggio antroposofico è molto delicato. Si è nuociuto molto all'antroposofia volendo precorrere i tempi. Non so quante volte mi hanno cercato di tirare per la giacchetta per indurmi in opera strafe spedizione, aggressività in qualche settore per lanciare l'antroposofia, sono sempre rifiutato. No, guardate che qui bisogna costruire una cattedrale interiore solida, che resista e sia anche bella, funzionale alle funzioni che bisognerà poi realizzarci dentro. Bisogna procedere propedeuticamente. C'è una frase di Rudolf Steiner bellissima, dice: il tempo dimostrerà quanto sbaglia chi vuole usare l'antroposofia come un ariete contro l'evoluzione. Poi dice anche che bisogna procedere convincendo anima e anima. Qui più o meno anche attraverso internet, però uno sta a casa sua col suo computer, è un'anima singola. Separano da sé gli io dei minerali, quelli separavano da sé l'anima di gruppo, i movimenti degli animali, ispira la saggezza delle piante, dei minerali, l'io di gruppo dei minerali degli 80, sono un po' di più, della tavola di Mendeleev, però non hanno una posizione stabilita. Per esempio l'io di gruppo delle piante sta nel centro della terra, degli animali sta nello zodiaco. Questi del mondo minerale sono diffusi in tutto il nostro sistema. Quindi quando si parla di spazio vuoto, non c'è uno spazio vuoto da nessuna parte, perché dovunque c'è idrogeno, lì c'è lo spirito del gruppo dei minerali. Regolano il moto dei pianeti, e questo è importantissimo. Perché? Perché un pianeta non gira perché qualcuno gli ha dato un calcio. L'idea di questa esplosione per cui tutto continua ad andare avanti perché ci ha avuto una spinta iniziale, insomma, fa un po' sorridere, soprattutto perché alla luce delle ultime ricerche, se io do un calcio a una palla, quella dopo 20 metri rallenta. Invece l'universo sta accelerando. E qui c'è un rapporto spazio-tempo che abbiamo cercato un po' di impostare nella conferenza sullo spazio sul tempo, è molto difficile. Sono loro che regolano il modo dei pianeti. Se la Terra gira come deve girare tranquillamente, non ci sono sconquassi, non avviene a caso, proprio per niente. Lo fanno attraverso tutti gli elementari, gli spiriti ciclici, eccetera, perché è tutta una catena, come il generale se serve il colonnello del maggiore, il maggiore del tenente colonnello. Sì. Mi scuso per una metafora così plebea e primitiva, però a volte sono anche necessarie. I cherubini, i penultimi nell'altezza, quindi hanno una saggezza acquisita. Ecco, qui l'idea del cherubino è già così lontano da noi che per darci un'idea del suo stato di coscienza è quasi impossibile. Rudolf Steiner ci aiuta immaginando un uomo, una personalità, che abbia conquistato una saggezza incredibile, per cui noi diciamo che è una persona illuminata. Beh, ogni tanto si sente dire, ma quello è veramente un illuminato. Già in quest'epoca è una grande affermazione, cioè, ma quello le sa veramente le cose, non è uno che va a ronza, no? Quello che dice l'ha maturato bene. Ecco, i cherubini hanno questo tipo di struttura, hanno questo tipo di saggezza veramente maturata, solida, maturata in milioni di anni. Si sono avvicinati al nostro sistema, perché lo ricordiamo, sul nostro sistema è nata solo la terza gerarchia e noi. Loro esistevano già prima nel precedente, da quattro direzioni cosmiche, ognuno con due cherubini accanto, per cui ognuno dei quattro con due accanto sono 12, lo zodiaco.
La vecchia definizione occulta del toro alato, dell'aquila alata, del leone alato, dell'uomo alato sono i quattro cherubini fondamentali senza i quali niente sarebbe stato possibile. Mentre il moto del pianeta è regolato dai troni, i cherubini armonizzano i moti dei pianeti, queste orbite così precise che non sgarrano mai, che sostanzialmente equilibrano molto bene le stesse dimensioni di un pianeta più grande con uno più piccolo, senza che quello più grande si attiri più piccolo in scontri cosmici catastrofici. E tutto questo è dovuto all'armonizzazione dei moti del nostro sistema planetario, è dovuto all'azione dei cherubini, pure loro lo fanno servendosi di tanti elementari, eccetera, eccetera, eccetera. Infine arriviamo ai più alti di tutti, i serafini. Lo stesso, per descrivere un serafino dobbiamo immaginare una persona che non abbia saggezza così vissuta e profonda che non deve nemmeno parlare per comunicarla. Che tu solo che lo guardi sai, questo è uno che veramente non la mena per l'aia, questo è uno che veramente ci si è dedicato, l'ha conquistata per davvero, non deve nemmeno parlare per convincermi. Solo che lo guardo, dallo sguardo, dall'occhio, io so che di questo qui mi posso fidare. Questi regolano il moto dei pianeti, questi armonizzano il moto dei pianeti, i serafini armonizzano le stelle fisse nei sistemi planetari, come ci sono i nostri serafini, ci sono negli altri sistemi planetari, cioè coordinano la posizione dei vari soli, cioè del sole del nostro sistema, deve essere ben accordato con quello di altri sistemi, se no tutta la Via Lattea sarebbe uno sconquasso continuo. Si può immaginare veramente che miliardi di corpi girano così da soli senza che succeda niente di Dio? Ma niente, tutto è letteralmente controllato, cominciando dai serafini, che controllando le stelle, cioè i corpi centrali di ogni sistema planetario, che poi hanno forme diverse dalla nostra, naturalmente, fanno in modo che ci sia un coordinamento cosmico, mentre i cherubini hanno un coordinamento planetario. Ora, ci manca un elemento che qualcuno potrebbe dire, com'è che non ci sono schemi della Santissima Trinità Suprema perché non si possono fare, sarebbero anche blasfemi. La Trinità non si può inquadrare in nessuno schema. Si articola in tutto ciò che esiste e crea i suoi corpi nei vari sistemi planetari, come noi ci formiamo il corpo eterico, il corpo astrale, l'io, e lei se lo la Suprema Trinità. Si forma i corpi attraverso i vari sistemi planetari. Il Padre si articola in tutte le nove gerarchie per arrivarsi a esprimere nel fisico e nell'uomo. Questo già vi dice l'immensità. E la conclusione finale è che la Trinità non si può comprendere intellettualmente. Questo che abbiamo detto è quasi il massimo. Perché come fa la gerarchia dei serafini? Perché sono così caratteristici? Perché godono dell'immediata visione della Trinità. La Trinità è una di quelle realtà immense che dimostra come le grandi realtà non si possono capire intellettualmente e vanno contemplate. Ci vuole la pazienza, piano piano, piano piano, il cammino iniziatico lo accelera. Di essere pronti per sopportare questa contemplazione, perché non è uno scherzo. Naturalmente oggi qui non posso dire di proporre domande, ma tutti lo possono fare da casa. La mia mail è sul sito della libreria, nell'apposita finestra antroposofica. Invito tutti a farle le domande, me ne arrivano tante, rispondo sempre a tutti. Per cui non ci sono problemi, riguardatevi la conferenza, ogni volta che appare un dubbio mi scrivete, grazie e auguri a tutti quanti. Quando concludo la conferenza lascio sempre qui una lista di libri antroposofici, l'ho fatto dalla prima sempre, ovviamente anche questa oggi è tradotta in tecnologia dell'epoca contemporanea, per cui sul sito della libreria, accanto alla precedente lista, ne troverete una nuova. Questi libri comprateli attraverso la libreria che li fa arrivare subito. Altri in passato hanno avuto problemi. Dice, ho chiesto, non mi arriva niente. Scrive alla libreria, poi mi hanno ringraziato, mi hanno detto, sono efficientissimi, sono arrivati con grande rapidità. Leggete Steiner.
Acquista i libri degli autori direttamente dai link che trovi sotto ai video nell'info box. Contribuirai a sostenere le piccole case editrici che si occupano di tematiche spirituali e di crescita.